Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale Mr. Sims for Life e benvenuti in un nuovo video. Come avrete detto dal titolo, questa è la parte 5, non lo so, non vorrei dire. Sì, suppongo sia la parte 5, vabbè, lasciamo perdere. Let's play di Sims 3 Generation. Allora, sono un po' dall'assenza dal canale, però comunque ho avuto un po' da fare, però lasciamo perdere. Allora, come potete vedere, qui appunto abbiamo la nostra Kathleen Williams, incinta, che si suppone che oggi sia il terzo giorno. E come potete vedere, appunto, io ho cambiato l'abito, perché l'abito che aveva prima non faceva vedere appunto la pancia che le cresceva. Allora l'ho cambiato con questo qua, che se non sbaglio è di Island Paradise. Sì, è di Island Paradise, non lo so. Comunque questo qui è appunto, questo qui è il pancione della nostra cara Sim. Anche se comunque la nostra Sim oggi non è che sente delle migliori, però vabbè. Oggi sono le 10 ed è sabato appunto. Come vedete, anche spostata la doccia perché mi dava dei problemi. È sabato, sono le 10, quindi non so se lui deve andare al lavoro. No, loro non vanno al lavoro, nemmeno lei inizia tra 8 giorni, perché comunque si deve sposare, cioè si deve sposare, deve partorire, eccetera, eccetera. Intanto siamo anche a livello 2 di custodia, dato che comunque non avevamo molto da fare, pioveva un poco. Volevo appunto piantare qualche cosa. Piantiamo, perché non lo posso. Ah no, devo fare così. Pianta abituato con The Sims 4. Questo qui poi cosa sono? Facciamo mirtilli. Mirtilli mi piacciono. Pianta, teniamo qui. E vediamo, queste cose sono fragole. Puntiamo anche una fragolina, che così iniziamo anche a sviluppare un po' la nostra abilità di giardinaggio. Perché a che livello siamo? Siamo ancora a livello 1, perché sennò poi facciamo il corso nel primo episodio. Comunque, questo è Joshua, mi ricordate Joshua? Ed è diventato un bambolino. qua non possiamo fare niente. No, tutto a posto così. Oggi è sabato, quindi non so, volevo fare qualcosa di diverso. Volevo comprare un secondo, un ombrello. Compriamo un secondo, un ombrello decente, appunto perché non l'abbiamo. Quindi Sims 3 Season. So che si può prendere anche al parco, però mi andava di comprarlo, perché comunque era. Ah no, mi ho messo University, dovevo mettere stagioni, che sono un coglione. Eccolo qui, questo qui impermeabile, prendiamone uno per lei. E prendiamo questo nero col cane per lui, anzi no, no, quando mi piace questo col cane. Prendiamone uno classico. Ok, noi abbiamo anche la macchina rubata. La mettiamo qua, quanto ci. E non ci viene. Non ci danno niente. Cambiamo colore, di che colore la possiamo fare? Sì, azzurrina. Sì, mi piace tanto. E bianca. Sì, dai, azzurra e bianca. Fatemi sapere se vi piace questo colore di macchina. Allora facciamo così. Imposto il proprietario. Imposto il proprietario. Sono entrambi proprietari adesso? Sì, adesso sono entrambi proprietari, quindi la prenderanno entrambi. Mettiamoci appunto nell'inventario gli ombrelli. Ok, e appunto andiamo un poco al parco. Non un poco, ecco qui. Adesso vado a giocare nella pozzanghera. Dobbiamo buttare un poco di giornali, però vabbè. Usuale della mappa. Andiamo un poco, quale parco andiamo? Andiamo al parco centrale? Ma sì, dai, andiamo un poco al parco centrale, con James Williams. Andiamo un poco al parco centrale, che appunto c'è il festival estivo. Hanno preso la macchinina troppo bellina, questa macchina azzurra. No! Troppo bellina.
Kathleen ha fatto il suo primo giro a bordo di un'auto, eccetera, eccetera. Sì, lo sappiamo, l'abbiamo visto anche noi. Ecco, perché non si carica subito? Ecco qua, si è caricato. Allora, James ha deciso di godersi l'aria aperta e visitato il parco. Sì, vabbè, tutte cose molto favolose. Come al solito non c'è mai nessuno in questo parco, non si sa, non si sa mai perché. Adesso faccio una cosa, facciamo così, sistemo un attimo, mi dimentico sempre, sistemo un attimo il parco, diciamo, c'è questo lotto, no, questo lotto, come possiamo definirlo? Questo bar che c'è dentro e ci vediamo dopo. Ok, allora, ho sistemato una, non so come chiamarla, questa stanza, non so, questo mini luogo, non mi viene un altro termine. Ecco, sto morendo. Comunque è più o meno la stessa cosa di prima, ho solo cambiato un po' il colore delle pareti, le ho schiarite un poco, poi ho aggiunto questo tavolo da, non so, suppongo sia un tavolo, suppongo sia tipo ok da tavolo, cose del genere. Qua ho aggiunto un acquario, delle piantine, eccetera, eccetera, carino, così. E poi qui appunto ho aggiunto una, diciamo, una macchina che rilascia appunto le gomme da masticare. Facciamo qui dona, non possiamo fare niente perché comunque non abbiamo niente, però vabbè, che ci frega, tanto l'importante è che ce l'abbiamo. Allora, volevo vedere un attimo questa cosa della gomma da masticare perché ce l'ho da un sacco di tempo, però non l'ho mai fatta. Io le compro e poi non le uso perché non ho mai avuto l'occasione. Ah, ecco qui. Vediamo se ha qualche emozione. No, nessuna emozione particolare. Allora, avere un attimo appuntamento così. Ha smesso di piovere. No, sta ancora piovendo, però che pizza. Facciamoci un'altra foto mentre lei è incinta. Scatta foto romantiche con James Williams. Ecco qui. Oh, troppo carini. Let's take a picture. C'è poca luce qui però, vabbè. Ho dimenticato di mettere una lampada. Oh, James Williams sta iniziando a sentirsi un po' male. Yay, un'altra? Ok. Oh, come on. Adesso escono le foto da qui. Troppo una figata questa cosa. Vediamo, la foto è stata scattata e inserita nell'inventario. Mettiamola da qualche parte, la voglio vedere. Abbiamo poca luce però. Oh, che carine. Queste poi le mettiamo tutte da un lato in casa. Allora faccio qualcosa di abbastanza carino. Non c'è nessuno, però magari possiamo tipo pattinare. Ah, non possiamo perché è stato interessante la nostra sim. Ah, si sono fatte le 15, facciamo così. Quanti bietti festivalieri abbiamo? Abbiamo dei bietti festivalieri prima di tutto. Sì, ne abbiamo ben 30. Marissa Rosso vorrebbe chiacchierare, sì, certo. Partecipa alla gara di divoramento con James Williams. Anche se sta parlando al telefono, però vabbè. Così. Ok, ah, Marissa Rosso sarebbe il capo. Ecco, dicevo io che aveva un nome conosciuto. Alright. Oops. Come on. Ecco, c'è lui che assaggia la pioggia. Allora. Ecco qui, vediamo. I nostri due sim intenti a mangiare tutti gli hot dog. A notare poi tutti i bicchieri. Ecco, lei già ci ha rinunciato. Lui, vediamo se ce la fa. Mangio il doggy. Sì, ha vinto. Vediamo
così. Siamo un po' pianti. Ale già sta giocando. Ma che quanti biglietti festivalieri? Abbiamo preso ben 25 biglietti festivalieri che daremo a Caitlyn, intanto che lo sa fare, vincere una partita a shuffleboard. Sì, giochiamo. James è stato numero uno nella gara di divoramento, ha vinto una fornitura di hot dog per un mese, ha il diritto di vantarsene. Andiamo un attimo qua e mettiamoli nel frigorifero, un secondo. Ok, mettiamoli nel frigorifero. E appunto facciamolo anche l'ora del tramonto, comunque facciamolo giocare appunto a questo shuffleboard, che non so, ecco qui, partecipa per giocare a shuffleboard. Come on. Ok, una bella partita a shuffleboard, lei deve andare al bagno, però vabbè. Come on. Partecipa. Ah, sta guardando. Ah, e sarebbe tipo hockey sul ghiaccio, no? No, come si chiama? È una cosa del genere, suppongo. Oddio, che è sta roba. Non è che cerca di distrarlo con questi discorsi senza senso. Tanto ci stiamo girando così. Ecco, andiamo a finire le piante, molto bene. Alright. Sono fatti le 19, che direi che è abbastanza per oggi. Basta giocare. Vabbè, poi giocheremo un'altra volta. E volevo fare, avevo intenzione di fare qualcosa. Oh, è interessante il meraviglioso potere di creare una nuova vita, rende la gravidanza un periodo eccitante per molti sim. Vediamo cosa possiamo fare. Ah, appunto stavo dicendo, sono le 20. Oh, guardate che bello tramonto. Voleva appunto andare tipo al bistro come facciamo di solito, perché comunque, come avete capito, noi la sera cerchiamo di mangiare a casa per non fare molto per non fare molto casino appunto in casa, perché poi è un casino. Quindi andiamo al bistro, andiamo al bistro. Dov'è il bistro? Suppongo sia qui caffetteria. No, mangia, vediamo così. Mangia con il simo accompagnatore 36 simoleon. Perfetto. Ma devi andare al bagno, boh. Andiamo lì. Ah, va a piedi. Ah, sì, ma appunto è questo qui vicino. Ah, no, che figata. Oh, che carino, qui appunto dove si fanno, alcune volte si fanno anche le esibizioni. Ok, allora, come potete vedere, il parto è imminente, quindi assicurati che Catherine si trova a casa all'ospedale per fare in modo che tutto proceda bene. Oh mio Dio. Non sto capendo niente. Oddio, calmi. Ok, sta partorendo. Cosa vogliamo fare? Vogliamo andare all'ospedale o a casa? Direi di partorire all'ospedale, sì. No, facciamo così. Porta all'ospedale, ecco qua. Ok. Sì, non ci interessa questo. Andiamo all'ospedale. Non dovrebbero prendere la macchina? Ah, sono già fuori l'ospedale. Lei appunto sta partorendo. Lei perché non entra? Aspetta fuori. Ah no, ecco qua. Entrate dentro. Adesso tocca a lui. Alright. Ok, allora, come potete vedere appunto, a parte ridere la nostra sim di una femminuccia, io sono troppo gasato. Allora, congratulazioni per la tua femminuccia, la gravidanza è impegnativa, ma Katie l'ha gestita al meglio e la bambina è nata con i tratti orsa e amichevole. Che nome vuoi darle? Oh mio Dio, orsa e amichevole. Non lo so, vediamo. Brooklyn, perfetto, fantastico. Oddio, voglio vedere, fatemela vedere. James appena acquistato sufficienti punti felicità.
eccetera, eccetera. Oh, fermati, fermati, fermati. I capelli davanti, beh. Guarda, troppo belli, anche se hai i capelli davanti. Che bellina, già mi si è appena acquistato. Sì, vabbè, appena ottenuto abbastanza punti felicità. E quindi sì. Torniamo adesso a casa. Ok, allora siamo tornati a casa. Io un attimo allestisco un attimo. Ma aggiungo una culla e qualcosa del genere e ci vediamo dopo. Ok, allora ho sistemato un pochino la stanza, appunto come potete vedere qui ho messo la culla della nostra cara Brooklyn Williams. Come potete vedere la mamma già l'ha messa nella culla e poi sopra ci ho messo questo carry-on, questo giochino così. Poi ho cambiato le finestre perché se altrimenti con quelle lì non riuscivo a mettere la tenda perché erano troppo grandi. E ho messo queste qua più piccoline che però comunque riusciamo a vedere attraverso così. Ed ho messo queste tende rosse, diciamo sempre così un po' abbinate alla stanza. E poi ho aggiunto questo semplicissimo specchio che non è neanche allineato. Eccolo qui. Adesso è tutto a posto. Ok, lui sta per andare a dormire. E anche lui. Ah, quindi già tra 2 giorni è il suo compleanno. Niente, io spero che comunque questa parte 5, se non sbaglio, dell'Expedited Sims 3 Generation vi sia piaciuto. E spero che comunque siate felici e comunque è nata Brooklyn, che è una femminuccia, spero che vi piaccia. E niente, al prossimo video. Bye bye!